non si può misurare la sua grandezza. Ogni vivente proclami la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e di Gesù Cristo nostro Salvatore sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare questi santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo. Ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre, preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. Il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne, la si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica carne. Parola di Dio. Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie.
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'olivo intorno alla tua mensa. Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele. Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, quel Gesù che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Conveniva infatti che Dio, per il quale e mediante il quale esistono tutte le cose, Lui, che conduce molti figli alla gloria, rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida alla salvezza. Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine. Per questo non si vergogna di chiamarli fratelli. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi. E l'amore di Lui è perfetto in noi. Alleluia, 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 alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito ad un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma, ma dall'inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei. E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite,
a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E, prendendoli tra le braccia, li benediceva imponendo le mani su di loro. Parola del Signore. A partire dalla relazione tra il padre e il figlio, una relazione che è intima, Sant'Agostino di Ippona dice, legge la Trinità a partire dalla categoria dell'amore, ci dice che il padre è l'amante, il figlio è l'amato, e l'amore tra il padre e il figlio è lo Spirito Santo. Gesù dirà, io e il padre siamo una cosa sola, no? E questa relazione si rivela, questa lettera agli ebrei, attraverso il legame che c'è tra il padre e il figlio. Un figlio che è coronato di gloria, ma è coronato di gloria perché ha mostrato all'umanità l'amore, cioè entrando nel mistero della sofferenza, nel mistero del dolore, nel mistero della croce, a vantaggio di tutti gli uomini. Quindi un tipo di relazione così intima tra il padre e il figlio, e questo tipo di relazione è quello che il Signore chiede a noi di vivere con Lui. L'uomo non è stato chiamato, non è stato creato per la solitudine, per l'isolamento. L'uomo è stato creato per la relazione, per l'amore. Ecco perché la Chiesa in questa domenica, a partire dalla parola di Dio sul matrimonio, a partire dal pensiero di Dio sul matrimonio, questo pensiero ci aiuta a comprendere che tipo di relazione siamo chiamati tutti noi a vivere con Lui. Perché nel matrimonio cosa si realizza? L'amore coniugale è un amore di donazione totale. Avete ascoltato la pagina della Genesi dove Dio crea l'uomo e pone davanti all'uomo, tutti gli animali. L'uomo deve dare un nome agli animali, cioè è chiamato ad essere il Signore della creazione. Come dice il Salmo 8, no, tutto hai posto sotto i suoi piedi. L'uomo è chiamato a dominare la creazione. E nonostante tutto, dice il testo della Genesi, l'uomo non era felice, no? Perché nelle cose create non trovava un aiuto che era simile a lui, no? Ecco perché attraverso questo linguaggio, no? Attraverso un mito, ci dice che Dio cosa fa? Fa scendere un torpore sull'uomo. Ecco, prende la costola dell'uomo e dalla costola dell'uomo crea la donna. Interessante, un linguaggio simbolico. Perché? Perché ci dice che tutto ciò che ha l'uomo non ha la donna, e tutto ciò che ha la donna non ha l'uomo. I rabbini dicono che quella costola rappresenta tutte le caratteristiche della donna, che sono state tolte all'uomo, perché l'uomo e la donna sono chiamati a vivere questa esperienza di complementarietà. No, di complementarietà. Ecco perché l'amore coniugale, l'amore tra i coniugi, ci dice che non è solo una esperienza di unione dei corpi. Già nell'unione dei corpi, nella sessualità, avviene questa esperienza di complementarietà, ma non solo i corpi, attenzione, no? C'è una psicologia femminile, no? L'uomo è il segno della sicurezza, della forza, la donna è il segno della tenerezza, sì o no? Dell'accoglienza, della maternità, no? E insieme formano questa realtà
che li rende una cosa sola. Ecco perché questa pagina della Genesi, no? Si conclude dicendo: l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. È bello il tempo di questo verbo, un futuro. Quasi che nell'esperienza matrimoniale si cresce nell'amore. L'amore diventa una realtà giorno dopo giorno. Se questo amore è nutrito dalla parola del Signore, dai sacramenti, dalla comunione ecclesiale, ecco, questo amore diventa sempre autentico, sempre più forte, più vero, no? Così anche l'amore che siamo chiamati a vivere per Lui è un amore che ha bisogno di crescere. Anche noi siamo chiamati a diventare una carne sola con Lui. Interessante questo, no? Gesù, a partire da questo intervento che i farisei fanno per metterlo alla prova, è lecito o no per un uomo ripudiare la propria moglie, no? E Gesù, a partire, ecco, da questo intervento dei farisei, dà una catechesi interessante, no? Dice: all'inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Cioè Gesù, rispondendo ai farisei, ci dice che tipo di relazione desidera con ognuno di noi. Una relazione sponsale. Interessante. Tante volte viviamo l'esperienza religiosa, l'esperienza di fede, come un qualcosa accanto alla nostra vita. Tante volte si parla di una dicotomia tra la fede e la vita. La fede è una cosa, la mia vita è un'altra. Il Signore invece ci dice che siamo chiamati a vivere totalmente uniti a Lui. E anche questa esperienza di fusione con Lui ci aiuta a vivere, aiuta le coppie a vivere bene il matrimonio, aiuta noi celibi, no? Le suore, i presbiteri, coloro che sono chiamati alla castità, a vivere santamente questa unione con Lui. E questa unione con Lui ci aiuta a vivere tutte le stagioni della vita. Se l'uomo è una carne sola con Cristo, anche l'esperienza del dolore, l'esperienza della sofferenza, l'esperienza della malattia, l'esperienza del lutto, no, sono quelle esperienze che l'uomo, in cui l'uomo è profondamente solo. Nella sofferenza, nella malattia, nel letto del dolore, possiamo avere tanta gente intorno a noi, ma ci confrontiamo a tu per tu con la vita. E se tu hai, vivi questa esperienza di intimità con Lui, tu non sei mai solo. Non sei mai solo. Anche il dolore, anche il momento della morte, lo vivi unito con Lui. E un altro elemento, concludo, interessante, un'altra metafora che la Chiesa utilizza per aiutarci a comprendere quale deve essere l'attitudine per vivere la relazione con Cristo. L'attitudine del piccolo, del bambino. Il Salmo dice: io sono tranquillo e sereno come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Atteggiamento di abbandono fiducioso nelle braccia di Dio. Questa è la fede. Nella fede un bambino non si preoccupa di che cosa mangerà. Un bambino sa che c'è la madre che pensa, che provvede a lui, che si prende cura di lui. Questa è la fede.
Gesù nel Vangelo dice: per la vostra vita non preoccupatevi, guardate gli uccelli del cielo, guardate i gigli del campo, gli uccelli del cielo non seminano e non mietono, eppure il Padre vostro li nutre. I gigli del campo non filano e non tessono, dice Gesù nel Vangelo. Salomone nella sua gloria non vestiva come uno di loro. Dice: perché vi preoccupate per la vostra vita? Della nostra vita non ci dobbiamo preoccupare, fratelli, ci dobbiamo occupare. Diverso. La preoccupazione è mancanza di fede. La preoccupazione. Perché il Signore sa di che cosa noi abbiamo bisogno, prima ancora che noi glielo chiediamo. Che il Signore ci conceda questo atteggiamento, di vivere questo amore sponsale con Lui e di vivere con l'attitudine del bambino la nostra relazione con Lui. Sia lodato Gesù Cristo. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi il terzo giorno, risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. In comunione con tutta la Chiesa ci rivolgiamo al Padre che si prende cura di noi con premura misericordiosa. Nella tua bontà ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa, lasciandosi permeare a trasformare dalla parola viva ed efficace del Signore, renda visibile nel mondo il miracolo della santità. Preghiamo. Nella tua bontà ascoltaci, Signore. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, illuminati e sostenuti dallo Spirito Santo, sappiano discernere i segni dei tempi e guidare la Chiesa sulle vie della volontà di Dio. Preghiamo. Nella tua bontà ascoltaci, Signore. Per tutti i paesi del mondo, siano liberati dal flagello della guerra e da ogni fermento di violenza. Preghiamo. Nella tua bontà ascoltaci, Signore. Per quanti hanno perso il lavoro e per i giovani alla ricerca di una prima occupazione, le istituzioni favoriscono nuove possibilità di impiego nel rispetto della dignità e delle attitudini di ogni persona. Preghiamo. Nella tua bontà ascoltaci, oh Signore. Per noi tutti, condividendo ora nella comunione fraterna la mensa della parola e del pane di vita, possiamo diventare testimoni credibili del Vangelo e partecipare un giorno al banchetto delle nozze eterne. Preghiamo. Nella tua bontà. Accoglio, Padre, queste preghiere che ti rivolgiamo con fede e fa che la nostra vita testimoni sempre la tua grazia e la tua infinita misericordia per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Umili e pentiti, accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, o Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrirti e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale porta a compimento la Tua opera di santificazione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto è colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti. Abbi misericordia e donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo.
Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Il corpo e il sangue di Cristo uniti in questo calice siano per noi il cibo di vita eterna. Agnello di Dio, l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te. Amen. Numero 131. Thank you.
preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona domenica.